Pioveva intensamente, raffiche di vento fortissime sferzavano l'altipiano di Nulvi, un paese dell'Interland di Sassari. Era ancora buio quando la squadra di 5 vigili del fuoco partita dal comando provinciale è intervenuta per mettere in sicurezza una linea della media tensione danneggiata da un temporale notturno. In pochi attimi l'incidente che è costato la vita al vice caposquadra Antonello Scanu. Era appena sceso dal mezzo di servizio e un cavo elettrico oscillante lo ha investito in pieno. Una scarica da 15.000 volt ha folgorato Scanu. I colleghi hanno tentato invano di rianimarlo e subito allertato il 118. L'equipe ha potuto solo constatare il decesso. La procura ha aperto un'inchiesta affidando le indagini ai carabinieri. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di patologia forense. La vittima aveva 54 anni, moglie e 2 figli. La notizia della tragedia è stata diramata su Twitter dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Fra i tanti messaggi di cordoglio, quello del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha espresso vicinanza alla famiglia e ai colleghi del pompiere morto sul lavoro.